questo era il punto principale. Sento un po' un tre di onda per entrambe le maglie, quindi sento un po' un tre di onda per entrambe le maglie, quindi lo per eccellenza, no, è privato. Spero di non doverne fare uso. No. Quando guardo una partita di calcio, cosa che non mi capita troppo di frequente, ma sempre volentieri, mi auguro sempre di vedere una, come sarà certamente domani, un incontro di alta qualità sportiva. Senza, non dico ammonizioni, perché quelle nella foga del gioco alle volte sono anche provocate involontariamente, senza simulazioni, senza infingimenti, senza cioè quello che appanna lo smalto del fascino di uno sport così bello come il calcio. È un augurio che vi faccio, certamente è molto importante quanto hanno detto i due allenatori, Gasperini e Inzaghi, che ringrazio molto. È la premessa migliore per avvicinarsi a un appuntamento così importante. Però anche è vero che noi stiamo interpretando la gara per quello che è, una partita contro una Lazio, contro una squadra forte, con un seguito chiaramente notevole, importante, con tutto il risvolto che si muove intorno a una finale. Però in questo momento devo dire che vedo la squadra molto, molto concentrata sulla partita, sulla gara, su quello che dobbiamo fare. È stata un po' la nostra forza fino adesso, quella un po' di isolarci dal contesto esterno e pensare a quello che è la partita e i nostri valori. Credo che abbiamo le nostre chance, perché la Lazio è indubbiamente una squadra forte, ma noi in questo campionato abbiamo saputo vincere contro squadre importanti, compreso anche la Lazio. Ma è normale che è una partita importantissima, perché la giochiamo qui a Roma, nel nostro stadio, davanti ai nostri tifosi, sappiamo l'importanza, abbiamo la fortuna di avere tanti giocatori in rosa che hanno già giocato determinate partite importanti, però ci dobbiamo arrivare molto lucidi, consapevoli di noi stessi, perché sappiamo che abbiamo questo tipo di partite nel nostro DNA e dovremo giocarla nel migliore dei modi. Questa lunghezza esasperata ci costa una perdita pari a quasi il 2% del PIL. Un tema cruciale, anche perché la prima garanzia di efficacia della risposta giudiziaria è direttamente collegata alla sua tempestività. Come ho ricordato nel mio recente intervento in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario delle Camere Penali, i dati relativi alla durata dei processi sono allarmanti. È stata una riunione estremamente operativa, preceduta ovviamente da tutta una serie di analisi e quant'altro, perché si è parlato di soldi, si è parlato di interventi, si è parlato di tipo di interventi e si è parlato, e questa è la cosa che secondo me è la più importante, della ragione per cui certi interventi devono essere fatti. L'Italia, non sto parlando di Napoli, l'Italia è piena di interventi anche nel campo dei beni culturali, come dire, realizzati, e dopodiché una volta realizzati ci si fa la domanda di cosa farsene del palazzo storico piuttosto che della situazione che si è andata a salvare. Qua stiamo facendo esattamente il contrario. Prima si pensa a cosa serve e dopodiché si fa l'intervento.